La protesta dei 5 Stelle accompagna il via libera definitivo alla TAV. Dopo il Senato, infatti, anche la Camera approva il disegno di legge che raccoglie la ratifica dell'ultimo accordo tra i governi italiano e francese per l'avvio dei lavori definitivi della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione. Un progetto che risale a 25 anni fa all'interno del corridoio europeo Lisbona-Kiev è segnato da 2 decenni di proteste con il movimento Notav protagonista che ha raccolto negli anni il sostegno di varie forze politiche, sinistra e 5 Stelle in primis. Uno scontro tra chi sostiene la necessità dell'opera come fattore di sviluppo fondamentale per il paese e con benefici per l'ambiente, visto che favorirebbe il trasporto delle merci su ferrovia anziché su strada, e chi considera invece devastante l'impatto sulla Val di Susa e assolutamente trascurabili i benefici ambientali, senza contare i costi e le possibili ricadute sugli appalti in termini di corruzione. Quest'opera non solo non si deve fare perché non serve a nessuno, ma perché è fortemente illegale e lo sanno tutti anche dentro le procure. Oggi noi stiamo discutendo di un progetto totalmente diverso che ha preso in considerazione e ha accolto sostanzialmente la maggior parte delle critiche che 10 anni fa sono state avanzate contro il vecchio progetto. I lavori per la costruzione del tunnel ferroviario di 57 chilometri, il più lungo al mondo, dovrebbero ripartire a gennaio, conclusione prevista entro il 2030.